Allora, cercherò di essere più sintetico possibile. E comunque nel vademecum ovviamente troverete tutto e quindi i riferimenti cercherò di andare veloce. Esiste una legge, come sapete, che ovviamente sancisce la nostra professione, esistono dei DPR e quant'altro a seguito, quindi la definizione del nostro ruolo e della nostra specificità è ben chiaro sotto questo profilo. Il biologo nutrizionista può elaborare consigli nutrizionali, diete o quant'altro che noi vogliamo chiamare, in piena autonomia. E sulle competenze ho poco da aggiungere, è stato detto tutto, le competenze devono essere più alte possibile, abbiamo a che fare con l'individuo, col futuro, con le prospettive, quindi io credo sotto questo aspetto le competenze non devono avere limiti. Vorrei soffermarmi su una parte del parere del Consiglio Superiore di Sanità, un pochino per sgombrare un po' qualsiasi dubbio, qualora ci fosse ancora. Il Consiglio Superiore di Sanità ha così, e così vi riporto, si esprime in questa maniera. Il medico chirurgo ovviamente può prescrivere diete in tutte le condizioni, patologiche o no, in quant'altro è il detentore in assoluto dell'aspetto della salute dell'individuo e come tale ovviamente non ci sono assolutamente limiti. Il biologo può prescrivere diete in condizioni fisiologiche, quindi in condizioni normali, in condizioni fisiopatologiche, purché ci sia una diagnosi. Quindi ricordiamo due o tre cose fondamentali che sono vietate al biologo, quello di poter prescrivere analisi, quello di fare ovviamente diagnosi e quello di prescrivere farmaci. Però il Consiglio Superiore di Sanità aggiunge un'altra cosa importantissima, che il biologo nutrizionista sempre in autonomia può consigliare integratori alimentari. Può consigliare integratori alimentari dicendo proprio che può definire ovviamente posologia e quant'altro. Noi a tale riguardo abbiamo cercato ovviamente di fare un facsimile che potesse un po' uniformarci sotto questo aspetto. Allora, come si presenta questo consiglio? Intanto lo dobbiamo scrivere su una carta intestata nostra, dove abbiamo lì riportato tutti i nostri riferimenti. E ovviamente la dizione corretta può essere appunto si consiglia il tale integratore da utilizzare per tot periodo a questo dosaggio. Timbro e firma. Quindi in questa maniera abbiamo così cercato di uniformare senza è ovvio che si parla di integratore alimentare, non si parla di integratore dietetico, che è un'altra cosa, su prescrizione medica quella. Altra cosa da aggiungere è che non dobbiamo scendere in aspetti che non ci riguardano, tipo quello di prescrizioni galeniche, purché uno pensa magari io sto mettendo su una formulazione di integratori alimentari, ecco, la formulazione di integratori alimentari, quindi il definire dosaggio e quant'altro è una prescrizione galenica e come tale noi questo non possiamo farlo. Quindi noi possiamo utilizzare gli integratori che sono in commercio, purché integratori alimentari. E per quello riguarda, in sintesi, più che altro mi rivolgo più ai giovani, che cosa deve fare un biologo? È ovvio, una volta che ha sostenuto l'esame di Stato si iscrive all'ordine, automaticamente si iscrive all'ENPAB, apre la sua partita IVA e da quel momento si è fatto un percorso come ci siamo detti. Signori, io vorrei, cari colleghi, essere molto molto chiaro su questo. Questa non è una professione che noi possiamo improvvisare. Noi abbiamo a che fare davanti con un individuo, spesso questo individuo ha patologie molto importanti, serie delle quali rispondiamo di ogni atto che noi facciamo. E quindi la preparazione deve essere profonda, Quindi non porre limiti se uno, come capita a tutti, intraprende una nuova professione, può darsi non abbia ben chiaro tutti gli ambiti. Ecco, è bene che se la chiarisca questa cosa prima di iniziare. Eventualmente chiuderà gli ambiti lavorativi e alcune cose
penso sia corretto non accettarle qualora ovviamente la preparazione non sia sufficiente. Però ovviamente la preparazione di base deve essere molto molto importante. E fatto tutto questo, ovviamente poi c'è da espletare tutte le varie parti un po' più burocratiche. Uno se le vedrà all'interno della proprio comune, se ha bisogno di chiedere i permessi per le targhe, per quello e quell'altro, e dovrà, un atto è assolutamente obbligatorio ed è quello della privacy. La privacy, ovviamente, ognuno se la, noi abbiamo messo un faxibile, ma ognuno se la potrà fare dal proprio professionista. È un atto, sembra strano, fondamentale quanto la nostra prestazione, perché la nostra prestazione non può essere espletata se non c'è la firma del consenso proprio al trattamento dei dati personali, perché è condizione di fare la fattura, e la fattura ovviamente dobbiamo farla. Quindi assolutamente questa parte qui deve essere una parte integrante del nostro lavoro. E vorrei andare poi in fondo a quello che riguarda la parte degli strumenti. Ovviamente la parte degli strumenti è una parte su dove ognuno si deve ritenere abbastanza libero. È fuori dubbio pensare che alcuni strumenti di base per un nutrizionista ci devono essere, no? È difficile pensare che un nutrizionista possa fare un'attività senza una bilancia, senza un metro, senza, sto dicendo delle cose più semplici. È ovvio che man mano che la richiesta diventa importante, il sistema di lavoro più sofisticato e via, ci possiamo allargare verso tutta una serie di strumenti che devono avere i requisiti che ritroverete proprio sul Vademecum e che sono, non devono essere invasivi, non devono quindi creare problemi di qualsiasi tipo all'individuo. E noi dobbiamo essere in grado eventualmente di poter garantire che è stato fatto un corso adeguato per l'utilizzo di questi strumenti segnalati qui e non di altri. E a questo punto qui ovviamente possiamo, se le condizioni dell'ambulatorio, quindi impiantistica e quant'altro, altro aspetto importantissimo, consentano l'utilizzo di quello strumento, poterlo utilizzare. Si va dagli strumenti, come abbiamo visto ieri della collega, dell'analisi della composizione corporea, a qualsiasi altro strumento che ovviamente può avere un significato per cosa? Non per valutazioni che hanno a che fare con cose che non ci riguardano. Quindi un'analisi della composizione corporea ci riguarda, perché è fondamentale per cosa? Per stabilire dei fabbisogni nutrizionali. Ma altre cose, vedere se un'idratazione si è spostata alla persona può rischiare X altre cose, non è compito nostro questo valutarlo. Quindi gli aspetti, è come sugli integratori, riaggiungo una cosa, è assurdo pensare che uno possa prescrivere un integratore su una patologia che non riguarda la nostra attività. Coerenza rispetto all'attività. Non spetta a noi curare una cistite con un integratore, perché questo è un argomento che spetta al medico. Ok? E un'ultimissima cosa poi, per quello che riguarda eventuali diciamo così condizioni che si potessero anche creare di riferimento rispetto, non so, a ambulatori che hanno delle regolamentazioni o quant'altro, ecco, eventualmente questo fatecelo presente, perché torno a ripetere, noi possiamo operare ovunque, in qualsiasi situazione, sia che si parli studio medico, ambulatorio, sia si parli in strutture anche diverse, purché i requisiti ci siano, i requisiti di struttura. Direi sotto questo profilo che non ha una cosa importantissima che riguarderà, ci riguarderà dall'agosto del 2013, ma lo diciamo perché ormai il tempo vola, ahimè, purtroppo velocemente, è che saremo costretti, è stata rimandata di un anno, a dover aprire un'assicurazione. Io personalmente l'ho sempre avuta, perché insomma oggi come oggi essere coperti rispetto, molto difficile fare degli enormi danni tramite l'alimentazione, però un'assicurazione sicuramente è una cosa estremamente importante, ma saremo chiamati, se non cambierà qualcosa, d'agosto del 2013
diventa obbligatorio, eh? Quindi questo è un aspetto importante, che è un'assicurazione che noi peraltro eravamo già partiti in anticipo l'anno scorso. Io e Pierluigi avevamo fatto parte della commissione della nutrizione e avevamo stabilito dei riferimenti che le trovate anche sul sito dell'ordine con un'assicurazione, ma per l'amor di Dio lasciamo liberi tutti, ma l'abbiamo in quel caso studiata e calibrata su quelle sono le necessità, perché sono necessità che riguardano la nostra professione, non l'ambiente in cui lavoriamo. Ci auguriamo che l'ambiente dove lavoriamo abbia una sua assicurazione. Se una persona casca in terra mentre entra nel vostro studio, ci auguriamo che questo sia coperto dalle assicurazioni, comunque approfondite anche questo aspetto. Io direi di il resto ve lo guardate tutto nel vademecum, non entro in altri dettagli perché vorrei dare, come giustamente il collega Azzori mi ha ricordato, più spazio alla discussione, visto siamo in chiusura. Grazie.